Buongiorno, oggi sono qui per presentare una borsetta fatta di esagoni. Questa qui è piccolina, molto carina. Se volete farla più grande o più piccola, basterà seguire sempre lo stesso schema, soltanto cambiando la grandezza dei nostri esagoni. Un progetto utile anche per recuperare i nostri pezzettini di stoffa che ci sono avanzati. È un po' lungo, non complicato, ma abbastanza lungo come progetto, però alla fine come risultato è molto carino. Vi lascio al tutorial. Buongiorno, per fare la nostra borsetta e seguire lo schema abbiamo bisogno di fare 16 esagoni, quindi noi cosa facciamo? Abbiamo bisogno di carta piuttosto morbida perché poi dobbiamo toglierli dall'esagono. Ecco, io ho usato questo esagono che ha un lato di 3,5 centimetri e il nostro pezzo di stoffa andrà tagliato vediamo un po' più o meno, ecco, quasi 2 centimetri, 1,5 cm, comunque quasi 2 centimetri di bordo, perché poi noi andremo a ripiegarlo sul foglio e se lo facciamo troppo piccolo ci scappa via. E quindi vi faccio vedere come si fa ad arrivare a questo risultato, che è semplicissimo. Noi non abbiamo bisogno di fare una bella cucitura nella parte inferiore perché poi andrà coperta. Bene, prendiamo ago e filo e andiamo a voltare su se stessa la nostra stoffa, seguendo poi il lato del nostro esagono. Facciamo la stessa cosa anche nell'angolo successivo, in questo modo. Ecco, dobbiamo far bene gli angoli e stare attenti che sia ben contro l'angolo del nostro esagono. A questo punto, semplicemente, noi cosa facciamo? Andiamo a chiudere gli angoli dell'esagono con 1, 2, 3 punti, un punto, 2 punti, quello che volete. Dobbiamo essere sicuri che non si smonti. Al primo angoletto. È importante che l'angolo sia ben assicurato, non tirate troppo. Andiamo a preparare l'altro angolo, facciamo la stessa cosa, ripieghiamo su se stesso e andiamo a chiudere il nostro angolino. Non è importante che sia una bella cucitura, l'importante è che il nostro esagono rimanga chiuso. La stessa cosa facciamo poi con gli altri lati. Dietro non deve essere regolare, mentre davanti deve essere regolare. Quindi che la stoffa deve proprio toccare bene l'angolo, il lato del nostro esagono. Chiudiamo, decidiamo noi quando abbiamo fissato l'angolo. E facciamo la stessa cosa con ogni angoletto. Vedete? Questo angolo. Ci manca l'ultimo. Facciamo così e chiudiamo definitivamente il nostro esagono. Vedete? Qui a vederlo nella parte posteriore non è molto bello, però nella parte superiore va benissimo. Per avere una precisione maggiore andremo poi a stirare i vari esagoni,
prima di togliere la carta, così rimangono bene in forma. Una volta fatti tutti i nostri esagoni, l'importante poi è seguire lo schema che vi lascio nel link qua sotto, in modo da unirli tutti insieme. Vedete, io ho scelto colori sull'azzurro, però vanno bene qualsiasi colore, come volete, ecco. A questo punto l'importante è seguire bene lo schema. Una volta cuciti tutti i nostri esagoni, adesso quello che ci manca è metterli insieme. Quindi attaccarne uno all'altro con ago e filo. Allora, mettiamo dritto su dritto e iniziamo a cucirli insieme. Possiamo decidere di, per esempio, fare tutta questa riga, quindi attaccarne sei uno all'altro. Vi faccio vedere uno e poi di conseguenza tutti gli altri saranno uguali. Decidiamo quali colori stanno bene vicini e andiamo a prendere proprio il bordo del nostro esagono. Senza, ecco, se riusciamo a non prendere la carta, meglio. In questo modo la carta sarà libera dopo perché dobbiamo toglierla. Ecco, noi cuciamo bene prendendo solo il bordo e facciamo così per tutto il nostro lato dell'esagono. Adesso ho riprodotto il mio portamodello sulla stoffa, esattamente uguale, alternando i colori della stoffa. Adesso quello che ci tocca fare è togliere la carta, vedete? La carta dai nostri esagoni. Se si fa fatica, beh, questo è venuto via abbastanza velocemente, ma se fate fatica potete prendere uno spillo. Un ago per togliere la carta. Fate lo stesso lavoro che ho fatto io con questo per tutti gli altri. Io salto tanti passaggi perché è un lavoro piuttosto lungo, non difficile, ma lungo. Ecco, ora ho tirato via tutta la nostra carta che c'era inserita negli esagoni e dobbiamo scegliere una fodera interna. E io ho scelto sempre l'azzurro perché la mia borsettina sarà sempre sull'azzurro. Quindi andrò a cucire dritto su dritto, quindi dall'altra parte, giustamente, dritto su dritto il mio lavoro e andrò a fare tutto il bordo esterno. Una volta fatto tutto il bordo esterno, basterà solo ritagliare bene intorno alla mia cucitura e rigirare, lasciando appunto due lati dei nostri esagoni per rigirare il lavoro.
volta finito e cucito anche la nostra apertura, cosa ho fatto? Allora, un trucco. Dato che noi andremo a cucirlo poi al rovescio, quindi il nostro, la nostra forma qui sarà praticamente rivoltata, il trucco è scrivere i numeri con la penna cancellabile dove ci sono i numeri e poi unire le due parti e chiudere la borsa. Quindi cosa faremo? Noi andremo a unire i numeri che ci sono nel nostro schema cucendoli diritto su diritto sempre, così la nostra cucitura rimarrà al rovescio. Una volta terminato di cucire tutti i numeri che combaciano con gli stessi numeri, andremo a rigirarla e la nostra borsa è finita. Allora, prima di chiudere tutto, mettete la calamita, prima di fare tutta la cucitura intorno, di chiuderla, mettete la calamita, oppure io metterò un automatico, quindi non ho dovuto mettere la calamita prima. Nella nostra chiusura procediamo allora a cucire diritto su diritto con la nostra cucitura all'interno della borsa e vediamo come viene. Adesso che ho finito la mia borsetta metto il mio bottone, ecco, con la macchinetta apposta. Adesso io ho già misurato e metto il mio automatico qui. Controllo che sia messo bene, posizionato bene, schiaccio, ecco, ho messo il mio automatico e la mia borsetta è pronta. Ecco, la mia borsetta è pronta. Ecco, la nostra borsetta è pronta.